questa puntata. Consiglio regionale solenne per Dante. Dante in versione pop in mostra. Toscana premiata per livelli assistenza essenziali. Terzo mandato ai sindaci delle grandi città. Seduta solenne del Consiglio regionale per celebrare Dante a 700 anni dalla morte. È un modo per dire grazie al più grande toscano, a Dante Alighieri, che ha segnato la storia della nostra regione, del nostro paese, la storia della cultura nel mondo. È un modo, attraverso le parole del presidente Gianni, del direttore Schmidt, del professor Casadei, per ricordare una figura davvero tra le più importanti della nostra terra. È un modo per attualizzarla, per portarla qui, oggi, nel nostro tempo. Il messaggio che Dante ha lanciato ormai 700 anni fa è qualcosa di potente anche oggi. Un messaggio straripante nella sua grandezza, un modo davvero per cercare non solo di guardare a quello che è stato, alla Firenze di quel tempo, all'amore per la Toscana. Dante ha raccontato la Toscana sia dove c'è stato, sia dove ha avuto il modo solamente in esilio di poter vivere quel tempo, di raccontarci una Toscana che è anche la Toscana di oggi. Insomma, davvero noi attraverso questa iniziativa come Consiglio regionale vogliamo costruire le condizioni perché i ragazzi più giovani possano conoscerlo, possano apprezzarlo. Lo abbiamo fatto con l'iniziativa oggi solenne, ma l'abbiamo fatto anche con le nuove forme di tecnologia. Pensate all'avatar, che è un modo moderno per raccontare la grandezza di Dante. Ma io ritengo sia stato giusto, Antonio Mazzeo come Presidente del Consiglio regionale ha fatto bene insieme all'Ufficio di Presidenza a trovare una giornata che potesse nell'avvicinarsi al 13 settembre, il giorno 700 anni fa della scomparsa di Dante Alighieri, la possibilità di dare riconoscimento da parte della Toscana, perché poi Dante in realtà, quando si autodefinisce nella Divina Commedia, penso al canto con Farinata degli Uberti, il decimo dell'Inferno, penso al canto nel Paradiso in cui rievoca le sue origini, si definisce sempre tosco, toscano. Forse anche un po' perché lui, radicato a Firenze, dove aveva vissuto fino al mezzo del cammin di nostra vita, la prima parte della sua vita, da Firenze ne riceve l'esilio e conseguentemente l'amarezza degli anni in cui poi lui scriverà la Divina Commedia. E molta dell'ospitalità, a parte gli ultimi anni, la troverà proprio in Toscana. Le Gallerie degli Uffizi hanno intrapreso tre grandi contributi all'anno di Dante e una decina di contributi molto importanti, ma di misura più contenuta. E quelli più grandi erano la digitalizzazione completa di questo enorme tesoro, che sono gli 88 disegni di Federico Zuccari che illustrano la Divina Commedia, che è andato online il 1 gennaio e che dal 25 marzo, dal Dante D, infatti corredato anche da una interpretazione accessibile per i ipovedenti e non vedenti. Il secondo grande contributo delle Gallerie degli Uffizi era la mostra a Forlì, che è aperto ancora nel momento dell'uscita dal secondo lockdown. Enorme successo per questa mostra, che era di gran lunga la più grande dedicata alla fortuna di Dante Alighieri nell'arte dal 300 fino al 900. E il terzo contributo, proprio lunedì scorso, il direi epocale spettacolo, la drammatizzazione di 37 stazioni, specialmente con le figure meno, con i personaggi meno noti della Divina Commedia, con il regista Riccardo Massai al Giardino di Boboli, che si è trasformato per un pomeriggio in inferno, purgatorio e paradiso. Anche se per via dell'ottimo tempo che c'era, l'inferno non era così infernale, ma il paradiso aveva temperature più consoni al
all'interno, ma comunque questo fa parte di questa straordinaria esperienza alla quale più di 1000 persone potevano partecipare, grazie al fatto che c'erano sempre piccoli gruppi che si sono succeduti a partecipare. Tra i molteplici altri contributi ricordo la partecipazione alla mostra a Ravenna sull'arte al tempo di Dante. Preannuncio anche la partecipazione con opere molto importanti alla mostra che ora all'inizio ottobre inaugura alle Scuderie del Quirinale a Roma, dedicato all'Inferno. Naturalmente la mostra a Castagno di Andrea con il ritratto restaurato di Andrea Castagno, che si è conclusa con più di 2100 visitatori. La mostra che attualmente è ancora in corso a Poppi, sempre dedicato alla Divina Commedia, con alcuni dei disegni di Federica Zuccoli. Beh, è stato un anno già molto ricco di celebrazioni, in particolare tante biografie di Dante, tante notizie che il pubblico ha raccolto, ed è giusto ricordare sia tutta la sua opera, tutte le sue caratteristiche e quindi come Dante ha vissuto nel suo tempo, sia il messaggio che ci lascia. Questo messaggio è sicuramente di attenzione alla realtà, attenzione all'impegno politico, alle lotte che ci devono essere ma devono anche essere superate, e soprattutto però attenzione ai destini umani. E questo è molto importante, perché Dante è il primo grande romanziere, il primo grande narratore che ci parla dei destini degli uomini contemporanei, e quindi questi destini riguardano anche noi. Grandi personaggi come Francesca, come Ulisse, come Ugolino, li sentiamo ancora vicini perché sono davvero simili a noi. Una mostra che propone un'immagine di Dante Alighieri in versione pop, a Palazzo del Pegaso fino al 30 settembre. Un modo per ripartire anche questo, la mostra di Sandra Regali va esattamente in questa direzione, il racconto attraverso le immagini della grandezza del sommo poeta. Noi abbiamo messo in piedi un calendario di iniziative davvero importante, penso alle tante scuole che verranno coinvolte, ai giovani che avranno così la possibilità di conoscere quel messaggio anche in forma differente, e poi penso agli eventi finali, quelli che concluderanno questi 100 giorni. Ci sarà uno spettacolo a Grosseto e a Pisa di Simone Cristicchi che racconterà il paradiso, anche in questo caso in una forma moderna. Insomma, il nostro obiettivo è quello di portare Dante, la sua grandezza, la sua storia nel presente, nell'oggi, e farlo conoscere a quante più persone possibile. Assolutamente pop, popolare, perché ha portato il linguaggio a tutti usando il volgare e usando frasi e motti che ancora oggi sono contemporanei e usatissimi in quello che è il gergo comune, e il significato soprattutto di queste parole, di queste sue parole, è diventato un'icona, un qualche cosa che si può usare sia in politica che in vita comune tutti i giorni. E per questo la parola pop, come popular, come l'ha resa Andy Warhol con l'arte, che l'ha voluta portare a tutti, così Dante Alighieri ha voluto portare la parola a tutti. E spero di esserci riuscita cercando di realizzare queste formelle, queste icone, per raccontare un Dante contemporaneo. Universale vuol portare un'Italia ancora oggi bella, il suo bel paese, ma non solo, anche un paese con tante cose da dire, nel bene e nel male. La Sandra Regali, l'artista, è di Barga ed infatti è fatta in collaborazione anche col Comune di Barga. È un modo un po' diverso per leggere Dante, calarlo veramente nella società contemporanea e dimostrare soprattutto alle nuove generazioni che davvero Dante può essere anche pop, oltre che molto moderno nei messaggi e nelle parole che ci dice. Quindi credo che sia una mostra interessante, bella da vedere, diversa, che sarà visitabile fino al 30 di settembre. Sicuramente di grande prestigio, tra l'altro la mostra arriva dal Vittoriale degli Italiani e quindi sarà adesso a Firenze per poi traghettare l'ultima tappa a Barga, quindi grande prestigio, grande onore, soprattutto anche per l'artista, per Barga, che ovviamente va oltre i suoi confini. E tra l'altro, insomma, abbiamo
questo rapporto Varga-Firenze molto stretto, perché Varga è stata fiorentina nel nostro territorio, nel nostro centro storico parla di Firenze, quindi quale migliore occasione, diciamo, per una mostra proprio, proprio qui a Firenze. Sicuramente è stato un anno importante che ha permesso anche ai comuni di organizzare molte iniziative, così è stato anche per Varga, quindi insieme a tante realtà culturali del nostro territorio, insieme alla Fondazione Giovanni Pascoli, insieme anche alle scuole, abbiamo e stiamo ancora organizzando molti eventi proprio legati a Dante. Sandra Regali è una pittrice molto nota nel territorio di Lucca e anche fuori da Lucca, di Varga, che presenta una mostra, diciamo, da un certo punto di vista anche innovativa, che mette, diciamo, in luce la figura di Dante all'interno di queste importanti celebrazioni, anche in chiave, diciamo, moderna e in chiave pop, proprio per avvicinare il pubblico a questo poeta che in qualche modo è assolutamente innovativo nella sua opera, come lo è la Sandra Regali oggi nella pittura. Dante è il glorioso padre della lingua italiana, è un grandissimo toscano. Conosciamo tutti la sua biografia, sappiamo anche come l'abbiamo, diciamo, considerato in vita da toscano e da fiorentino, però oggi siamo qui a onorarlo per il segno intangibile che ha scritto nella storia non soltanto italiana ma mondiale. Quindi come Consiglio regionale della Toscana in questo momento non esistono più fazioni né guelfe né ghibelline, ma c'è soltanto Ser Dante. Il Ministero della Salute ha pubblicato i dati definitivi sul monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza. Sul podio anche la Toscana. È una grande soddisfazione perché viene pubblicata sui principali giornali quello che è lo schema con cui il Ministero valuta il livello di welfare state, di stato di assistenza della sanità, viene chiamato livelli essenziali di assistenza delle regioni italiane, e su questo, sulla base del punteggio, vengono erogati anche finanziamenti premiali da parte del governo e per noi naturalmente ossigeno. Ai primi tre posti, con 222 e 221, vi è Veneto, Toscana e Emilia-Romagna, e sono le tre regioni che quindi godranno anche di un livello, diciamo, di incentivo maggiore. Ci sono sei regioni a rischio e il resto appunto nel centro, ma ecco, questo ci conferma che la sanità pubblica della Toscana si configura fra le tre diciamo più importanti in Italia, e sono contento che questo avvenga con valutazioni che sono state fatte nel pieno del periodo Covid e nel post-Covid. Del resto noi lo vediamo, la Toscana è al secondo posto, la Fondazione Gimbe ne rende ragioni ogni giorno, per quello che riguarda l'espansione della vaccinazione di prima dose. Siamo oltre il 77%. L'ANCI ha proposto l'abolizione del vincolo dei due mandati consecutivi per i sindaci dei centri fino a 15.000 abitanti, ma anche i sindaci delle grandi città sono pronti, se la legge lo consentirà. Sembra una idea giusta, perché i sindaci svolgono una funzione di presidio molto importante, quando si consolidano e fanno bene non vedo perché non possano essere eletti per tre mandati. Sì, in queste ore stiamo assistendo a un Dario Nardella che ha realizzato che dopo 20 anni di sosta a Palazzo Vecchio potrebbe anche tornare a lavorare, e questo lo ha mandato evidentemente su tutte le furie. È impazzito dal pensiero che dopo 20 anni di sosta a Palazzo Vecchio possa anche tornare a lavorare, e quindi provo ogni giorno a modificare una legge pur di continuare a far politica. Prima prova a modificare quella che permette ai sindaci di candidarsi in Parlamento, sia mai che riesce con un anno di anticipo sulla fine del suo mandato ad andare a Roma a fare il deputato e garantirsi 5 anni di poltrona a Roma. Ha visto che quella è impossibile, adesso prova a cambiare la legge dei due mandati, sia mai che ne riesca a fare poi un terzo a Firenze. Io resto basito da un sindaco che, anziché pensare a governare il capoluogo di regione, sta pensando esclusivamente a come fare dopo 20 anni a non tornare a lavorare.